Bella a tutti ragazzi, siamo qui con il video sul canale finalmente e andiamo a portare un argomento tra virgolette nuovo, ovvero andremo a fare una piccola reaction su quelli che sono gli youtuber che trattano Fortnite in questo momento o che lo hanno trattato. Vi ricordo semplicemente che questa sarà una mia personale opinione, quindi non è per criticare né per iterare o comunque per dare commenti negativi giusto per accanirmi verso qualcuno, assolutissimamente. Anzi, andrò a fare una piccola reaction proprio perché in quanto anch'io, piccolissimo, anzi microscopico creatore sul tubo, io lo faccio per passione, mi permetto di dare una piccola, diciamo, opinione su quelli che sono gli youtuber che portano Fortnite in questo momento. A 6 anni dall'uscita del videogioco, vediamo come siamo piazzati a livello italiano, mettiamola così. Quindi oggi ragazzi, vediamo un attimo chi è il nostro primo ospite, che ospite non è, però nel caso passasse un giorno a vedere il video, lo saluto volentierissimo e vi dico soltanto un caldo benvenuti ai miei nuovi amici e ai miei vecchi amici, bentornati, una cosa del genere forse, non mi ricordo più, però il jingle ce l'ha, quindi andiamo a vedere tutto il resto. Sì, parlavo proprio di lui, del Mister Muscolo di YouTube Italia Fortnite, ovvero il mitico Lastirogy. Parliamo di uno youtuber veramente seguito, perché comunque parliamo di 35.000 iscritti. Parliamo di uno youtuber che io stesso mi sono approcciato quando ero veramente lo scarsone più totale e ho preso qualche consiglio ai tempi che furono, parliamo del capitolo 2, quando avevo questo desiderio di miglioramento. Andiamo un attimo a vedere però come mai nell'ultimo periodo, a mio modo di vedere, è stato un pochettino sottotono, nel senso che i contenuti pubblicati sono stati molto altalenanti. Andiamo a vedere un attimo infatti gli ultimi 2-3 video velocemente. A tutti i nuovi arrivati, invece a tutti i miei vecchi amici, bentornati. Perfetto ragazzi, un video su come migliorare, stiamo parlando degli ultimi 3 video, quindi gli ultimi più recenti ragazzi. Qui abbiamo all'incirca 7 minuti di gameplay di Buga, quindi ci fa anche piacere vedere un giocatore della Madocina così, ma più che altro abbiamo il buon Last che ci suggerisce dei modi per migliorare in generale. Tutto bene fino a qui, secondo me però, parlo a livello personale, sono comunque metodiche o comunque argomenti che il buon Last ha trattato e ritrattato già nei mesi passati o addirittura anche qualche anno fa, perché comunque in questo video, io li guardo tutti i suoi video, parla comunque di non cambiare troppo spesso le beans, come le chiama lui, ovvero le sensibilità, mettiamola così, per avere un adattamento più preciso, più corretto, abituarsi sempre più alla mira, alle costruzioni in generale, alla velocità, ed è correttissimo. Oppure anche parla anche del fare pause, diciamo, dal videogioco, prendersi magari 1 o 2 giorni per poi tornare più concentrati, e non c'è nulla di più vero, anche questo è veramente una cosa molto corretta ogni tanto da fare. Tutto bene, il fatto è che comunque sono consigli che il buon Last peraltro ci ha già fatto conoscere mesi addietro, quindi secondo me ragazzi questo video qui, per come la vedo io, ma non sarà solo questo, sono video che sono molto fatti alla veloce, perché io metto qualche video ogni tanto, ma i miei fanno tra virgolette un pochettino più schifo magari rispetto al buon Last, e sono il primo a dirlo, però semplicemente magari cerco di impegnarmici un po' di più, nel senso che anche se un video dura un po' di più o comunque nel mio modo di editare magari mi ci impegno un po' di più cercando di fare le cose un pochettino più elaborate, tanto da portare un contenuto nel mio piccolo, ripeto, perché io non sono assolutamente paragonabile al buon Last, che lui è molto più bravo, però ripeto, cerco di impegnarmici un po' di più, soprattutto se avessi un'utenza di 35.000 persone. Io ne ho malapena 400 e sono felicissimo così, però cerco comunque di portare sempre contenuto abbastanza fresco, o comunque difficilmente vedrete solo gameplay mentre io parlo senza mai palesarmi o comunque
per l'appunto questo, perché sennò sarebbe molto più semplice per me in realtà prendere il gameplay di un giocatore che mi piace e dare il consiglio miglioriamo così, miglioriamo cosà e tac, e mandiamo sto video e la gente guarda sto video. Però secondo me i giocatori, quelli un pochettino più bravi, in questo caso io dico che sono un giocatore medio, però conosco i metodi per migliorare tra virgolette, e quindi di conseguenza alle volte, e soprattutto so anche cosa vuol dire editare un video, quindi vedo che effettivamente un pochettino il buon Last, secondo me, ripeto, si è impegnato poco. Comunque questo può essere anche dettato dal fatto che lui stesso qualche mese fa, o comunque quasi un anno fa, disse che comunque Fortnite non lo stimolava più di tanto, eccetera eccetera, ma quindi giocava veramente poco, e lasciatemelo dire, si nota che gioca magari poco, perché nei suoi contenuti spesso non è così aggiornato, non è così fresco per l'appunto, perché alle volte magari dà consigli che sono tra virgolette un po' triti, però non è solo quello, è che a volte magari alcune metodiche giustamente le conosce poco. Andiamo a vedere un secondo video, vediamo il penultimo per capire un attimo meglio. Ragazzi, io non dico bugie, tutti i suoi contenuti io li guardo, perché io sono migliorato anche a qualche suo vecchio video, quindi io dico sempre grazie alla Stilo G, perché hai portato veramente dei contenuti veramente ottimi. Andiamo a vedere il secondo video, che è capitolo 4, stagione 3 di Fortnite, diventa più forte subito. Innanzitutto andiamo subito a capire, 7 minuti di video, vediamo un secondo se c'è lui che gioca, pare di no, abbiamo un pad, quindi presumo sia Glomzy, lui è fan secondo me di Glomzy perché l'ha portato spesso nei suoi video, è un pad player americano che tra l'altro ci portai anch'io il video per far vedere le sue sense, perché è un console player veramente letale. Ma qui abbiamo di nuovo 7 minuti di video interi col gameplay di Glomzy per l'appunto, quindi anche qui, cazzo, ma a me farebbe piacere vedere il buon Last che entra in ranked, oppure che ci fa vedere qualcosa in più oltre che alla creativa, perché io ho visto anche se ultimi video in creativa con qualche iscritto, però erano, cioè hai portato un video in cui, andiamolo a vedere subito ragazzi. Ok, abbiamo un video con l'iscritto in una realistic box fight. Lui, si sa, è fortissimo in box fight, ovviamente MK player, è normale, perché ha veramente un ottimo posizionamento, positioning lui stesso per i pick, conosce comunque delle belle meccaniche, questa è la mia analisi, però comunque gioca con un player, un console player, ma tutti gli skill check che fece, che ha fatto in realtà, sono sempre con giocatori... come dire ragazzi, un po' poco solidi, senza nulla togliere a questi giocatori qua, perché ognuno ha il proprio livello e piano piano si può migliorare. Però la realtà dei fatti è che, guardate un attimo, anche cioè se fosse un fight veramente difficile, tra virgolette, guardate come si approccia comunque. Sta giocando da fermo, ragazzi, praticamente. Quindi sta giocando contro un player che non lo mette veramente in pensiero. Quasi lo trolla perché sta giocando da fermo. Capita anche a voi sicuramente, quando giocate con giocatori meno bravi, di stare a sparare da solo, da fermo, eccetera eccetera. Poi qualche round lo vincerà questo ragazzo, però sostanzialmente il buon Last non ci fa vedere la sua vera abilità, e questo secondo me crea poca empatia anche con lo spettatore, nel senso, io sono fan tra virgolette di Lastiro G, vorrei vedere effettivamente questo ragazzo qua quanto è bravo anche a livello di meccaniche, proprio perché io prendo molto magari da questo youtuber, in questo caso da Stilogy, prendo i suoi consigli, alle volte mi fa piacere empatizzare e vedere anche di cosa è capace, però non me lo fare vedere contro dei giocatori che fanno un po' fatica, facci vedere anche quando cadi. Io alle volte, per esempio, ho portato dei video in cui ero 1v1 e tante volte mi hanno fatto male, mi hanno clippato, mi hanno spaccato, come si suol dire. Qui, guardate, sta giocando da fermo. Io lo so che è bravo la Stilo G, non posso dire altrimenti. Però, alle volte, ripeto, secondo me sarebbe bello vederlo anche in qualche situazione un po' più spinosa. Quello voglio dire, ragazzi. Nel competitive, ok, tornei nel competitive, anche qui io non conosco quello che fa la Stilo G nel suo tempo libero, però ripeto, non mi sembra un player che segue così tanto il gioco, nel senso,
l'evoluzione delle mappe o comunque il competitive vero e proprio, quindi parliamo di un competitive rotation moving, quindi parliamo di giocatori che giocando i tornei sanno che in questa season per ruotare c'è chi usa il guanto, c'è chi non usa niente, usa soltanto i succhini, quelli diciamo gli slap per juice per poter correre più velocemente. Quindi io quello che mi domando è, il Bone Last conosce queste cose qui, visto che a suo dire gioca poco? Quindi se diamo dei suggerimenti a livello per migliorare sul competitive in generale, spero siano anche legati al capitolo 4 stagione 3, come dice proprio sul titolo del video, perché se no risulteranno di nuovo generici, andremo ad avere un video di 7 minuti e 30 generico, cioè di tante cose che bene o male sappiamo già, la serie... E giochiamo soltanto arena e giochiamo soltanto rotation zone wars in solo, queste cose qui sono cose che bene o male sappiamo già, quindi secondo me il Bone Last anche su questo deve un attimo spingere di più sull'acceleratore. Andiamo a vedere l'ultimo video, ragazzi. Ok ragazzi, abbiamo l'ultimo video, abbiamo top 10 skin leggendari tryhard su Fortnite. Vediamo qui quanto il Bone Last è sul pezzo. Andiamo a vedere velocemente. Tipo di vita. La sua prima Fate. Ok ragazzi, abbiamo la skin Fate Destino. Io guarda, io so di quello che parlo, perché guarda, io non l'ho visto il suo video, ma non mi sono neanche documentato ora. È una reazione a caldo. Parliamo della skin Destino, ragazzi. Questa qui è una skin da 2000 V-Buck, carina, ma ragazzi, non si può mettere o comunque buttare sul tryhard, perché questa è una skin che comunque era tryhard nel capitolo 1 forse, all'inizio del capitolo 2, ma poi questa non è tryhard. Cioè tryhard diventano skin tryhard quando, tryharder, quando magari o le usano i pro player, e quindi i giocatori per emulare, per andare dritti, per fare delle high kill, ovvero delle partite dove si tirano su dalle 10 kill in su, allora si mettono quelle skin e magari con un piccone, con anche un backpack, perché ai tempi si usava il backpack, oramai il backpack più tryharder è non avere backpack. Fate, ovvero Destino, non è una skin tryharder, quindi qua secondo me c'è un pizzico di disinformazione. Era skin tor costa leggendarie. O meglio, mi correggo, lo poteva essere, ma tempo addietro, quindi qui c'è torniamo al discorso basilare, non c'è aggiornamento sulla questione veramente tryharder. Il Corvo. Anche questa, ragazzi, skin tryhard. Come fa a essere tryhard se ha smesso un po' di esserlo? Perché il gioco si evolve, il gioco continua ad essere in mutamento. E qua, guardiamo, cioè, ma qui c'è anche una sorta di contraddizione, perché questa è una clip del capitolo 1, ragazzi, si vede subito. Quindi anche qui non ci siamo. Abbiamo, cos'è, squadra speciale Triceratops, se non sbaglio. Stesso video, capitolo 1. Niente, vediamone un'altra. È quella, la femmina del demone lì, ora non mi ricordo, ma mi ricordo. Ragazzi, definire tryhard questa skin, che forse questa ha avuto un po' più di successo proprio perché è uscita solo nel capitolo 2, quindi nel capitolo 1 non la potevamo vedere, ma anche questa tryhard, insomma. Ok, finalmente, adesso questa si può dire che è una skin tryharder, anche se adesso in questo momento magari non è utilizzatissima, questa sì, perché comunque il Cavaliere Rosso, stagione 1, capitolo 1, è uscita nello shop, è stata tryharder fino al capitolo 2, anche capitolo 3. Capitolo 4 già è una skin che è veramente difficile da vedere, difficile da incontrare, quasi più si incontra la versione congelata, però questa ci può stare, insomma, siamo arrivati che finalmente una skin veramente tryhard c'è. Qua ha centrato pienamente il segno con la skin dei supereroi, questa è la più tryharder di sempre, e sicuramente qua ci ha centrato il Bone Last. Quindi ragazzi, anche questo è l'ultimo video che ha messo, secondo me, ripeto, non era un video critico, non era un video per rompere le scatole all'Last, che io personalmente stimo come youtuber, stimo perché ha portato e mi ha consentito di migliorare a me stesso, perché sennò sarei ancora un nabbone, di secondo me è un ottimo youtuber, un content creator veramente bravo, perché comunque bisogna prenderne atto dei 35.000 iscritti che ha avuto in questi anni sul tubo, e bisogna solo dire bravo, complimenti Last. Tra l'altro io ero uno di questi, sono uno di questi, perché io riguardo tuttora i suoi video dove siano veramente fatti bene. C'è da dire che secondo me, ripeto, il mio unico neo
L'unica cosa che mi permetto di dire con tutta l'umiltà del mondo è che nell'ultimo anno, specialmente, l'ho visto veramente sottotono, con video magari un pochettino troppo della serie. Lo faccio perché lo devo fare, ma non ci metto magari tutto quello che potrei veramente metterci, perché secondo me il Bone Lust potrebbe fare veramente dei video più solidi, secondo me. E quindi niente, questo sicuramente, se passerà alla visione del Bone Lust, ti dico bravo, continua così. Al di là di tutto, capisco che tutti abbiamo una vita e sicuramente ci sono i momenti di down della serie, non ho voglia di giocare eccetera eccetera, e tantomeno magari di editare un video. Però nel caso tu abbia voglia di continuare sul tubo, sicuramente io rimarrò sempre a guardare i tuoi video e a stimarteli. Quindi che dire, ragazzi, noi ci vediamo domani con un video nuovo, e per il resto bella a tutti.